Colleghiamoci con dove sarà Pica Palindromo, ma in realtà conosciuto dai suoi genitori come Alessio. Ciao, dove sei? Sono a Pinerolo questa volta. Sei a Pinerolo. Esatto. Vabbè, insomma, Pinerolo per l'Italia è la scena di Fantozzi, quando dicono tutti a Pinerolo. E che cos'altro? La cavalleria è importante a Pinerolo. Bravo, vabbè, insomma, preparato come sempre. Per me ci ho fatto l'asilo, le elementari e le medie, ci ho bazzicato tanto, ovviamente gran parte dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma non è per questo che ti abbiamo contattato. Ti abbiamo contattato in merito a una bellissima iniziativa. Tu hai realizzato un video, perché sei anche un videomaker, oltre che un musicista. Certo, ci proviamo. Sì, molto bella, tra l'altro. Non so se te l'ho scritto su Facebook, ma non te l'ho mai. È la prima volta che ci sentiamo, quindi te lo dico. Lui ha fatto una fiction un po' horror, no? Ambientata proprio nel paese di cui si parlava prima. Bella, fatta con poco, ma veramente figa. Complimenti. Con niente, con gli amici praticamente. Esatto. Senti, hai fatto altri episodi di quella roba? Sì, ce ne sono cinque. Si conclude con cinque. Con cinque, dai, allora vado a vedere, che mi sa che gli ultimi tre non li ho visti. Senti, parliamo di cose un po' più serie. Tu hai realizzato un video per l'associazione che si chiama ADMO, che credo voglia dire Associazione Donatori Midollo Osseo. Più volte ci siamo trovati a Tropical a parlare, per esempio, di donazione del sangue, no? Che poi è anche un bel modo per farsi gli esami gratis. A volte c'hai un bel gruppo, uno zero negativo, uno zero positivo, ma insomma, qualunque gruppo tu abbia, è importante donare il sangue, perché molto importanti per la gente che ha avuto un incidente, per esempio, c'è sempre bisogno di sangue. Però delle donazioni del midollo osseo non se ne sente parlare un granché, e mi sembra di capire che invece sia importantissima. Quindi cosa ci dici? Invece io ti spiego brevemente che cos'è l'ADMO, così può essere utile magari a qualcuno. In pratica, per molte malattie come le leucemie, ad esempio, te ne cito giusto uno, dopo i vari trattamenti di chemioterapia e così via, serve un trapianto di midollo osseo, midollo osseo non spinale, che sia chiaro, perché c'è sempre un po' di confusione fra le due cose. Infatti anch'io sono confuso. Quindi il midollo osseo e il midollo spinale sono due cose diverse? Sono due cose diverse, sì. Poi non sono un medico, quindi no, vabbè. Cercando però scoprirai che sono due cose diverse e vengono prelevati in due modi diversi. Ok, a voi serve il midollo osseo. Come si fa a donare il midollo osseo? Cioè tutti noi lo possiamo fare? Spiego meglio, in pratica non è la donazione, quello che è importante per l'ADMO è la tipizzazione, che ovvero stanno creando un database in modo da avere i possibili donatori disponibili, perché la possibilità, la compatibilità è bassissima, mi sembra che 1 a 100.000. Porco Giuda, certo. Quindi c'è bisogno di avere una banca dati in tutto il mondo, in modo che se una persona ha bisogno si sa che magari in Polonia o che per un'altra regione c'è qualcuno che ha questo midollo disponibile. E questa tipizzazione, che è quello per cui ho fatto questo video, per cercare di sensibilizzare la gente, è un semplicissimo prelievo di sangue, quindi non è per niente invasivo. Certo. Sul sito www.admo.it si può andare lì, c'è tutte le sedi dove si può andare, certo, a farsi tipizzare. Certo, e non ci costa niente, voglio dire, un piccolo prelievo del sangue, basta, tu sei tipizzato, che è anche una bella parola, e un domani qualcuno potrebbe dire: senti, guarda che c'è veramente bisogno di un piccolo contributo del tuo midollo osseo per salvare la vita di una persona, e sanno dove andare a prenderti, visto che le possibilità di compatibilità sono ancora più rare che nel caso della donazione di sangue. Questo è un po' il concetto. Esattamente. E poi per quelli che si spaventano in caso venissero chiamati, ci sono due metodi se uno diventa proprio donatore. Sì. Che uno è un po' più invasivo, che viene preso dalle ossa del bacino. Ok. Quindi ti viene fatta un'anestesia totale, ti viene preso da lì. Ma negli ultimi anni c'è un metodo nuovo che viene prelevato dal sangue periferico, quindi vieni attaccato come per donare il plasma, se avete mai donato. Sì, il sangue periferico, quello un po' più dell'Interland, diciamo, no? Esatto, un po' più verso. Vieni attaccato da un braccio e dall'altro, e loro ti prelevano il sangue da un lato, in mezzo c'è una centrifuga che prende le cellule che gli servono e te lo riniettano dall'altra parte, quindi non perdi neanche il sangue. Ma dai, questo sembra anche una bella esperienza da fare, non invasiva, non dolorosa, e sicuramente molto utile. Bellissima, Pica, grazie mille per la segnalazione. Ti dico ancora una cosa importantissima. Vai. Il protagonista del mio video si chiama Davide, e oggi è il suo compleanno, quindi facciamo la carrambata e gli facciamo gli auguri. Bella storia, Davide, una storia che è iniziata male ma poi finita bene, proprio grazie
grazie a un trapianto di midollo osseo, giusto? Esattamente, bella, proprio grazie all'operazione. Bella storia, Pica, grazie mille per la segnalazione. Sono sicuro che questa telefonata è stata utilissima per tante persone. O se non è stata utile adesso, lo sarà un domani, ok? Speriamo, grazie mille. Bellissima, ciao, alla prossima.